Che lo dice? Lo dice lei, perché la maggior parte dei genitori che noi interpelliamo sono tutti convinti che questi percorsi siano stati molto utili. Bravo. Sono dei percorsi dedicati a studenti e studentesse delle scuole medie e delle scuole superiori. E dal 2012 in avanti io li ho seguiti personalmente, posso confermarlo, ma penso che anche altri colleghi come me lo possano dire, hanno dato a ragazzi e ragazze, giovani delle scuole medie, delle scuole superiori, degli strumenti per interpretare la realtà e la complessità del reale che li circonda. Si è parlato di violenza maschile alle donne, si è parlato di discriminazione salariale, come accennava prima il ragazzo, si è parlato di divisione del lavoro di cura. Chi si occupa dei figli a casa? Ancora la mamma? Queste sono le tematiche trattate, di bullismo, di cyberbullismo, del bullismo di genere, del bullismo omofobico. Abbiamo trattato tutti questi temi durante le lezioni, degli stereotipi di genere nei media. Questi sono i temi che vengono trattati, sono assolutamente temi innocui e noi non capiamo perché la Giunta e perché i business segnali abbiano deciso di sospenderli.